Thank mm -hmm. you. Coccia, cioè, a metà del terzo quarto sembrava nettamente che la gara fosse nelle vostre mani. E, stavate tenendo bene il Francavilla, forse con qualche problema in difesa, però tutto sommato sembrava saldamente in mano dello Stuni questa partita. Poi che cosa è successo? È successo che per 25 minuti abbiamo superato un esame di maturità. Dal 25esimo in poi abbiamo fatto un po' fatica, probabilmente anche in diretta correlazione al fatto che l'infortunio di Cazzevicius e il quinto fallo di Alunderisi, che sono i nostri giocatori un po' più come dire, eh, eh, esperti eh, per quanto riguarda le parti esterni, ci ha dato una difficoltà. Poi la cosa che mi dà fastidio non è la sconfitta che qualora è figlia di altro, ma il fatto che non dobbiamo avere timore. Non bisogna avere timore di tirare, non bisogna avere timore di fare le cose che servono, non bisogna avere paura di sbagliare, bisogna, bisogna continuare a giocare come si è fatto, cercando di avere dei vantaggi sulle situazioni di, di attacco, quindi prendere dei vantaggi, segnare i tiri liberi continuare a, a produrre e noi abbiamo fatto nelle ultime otto azioni uno 0 su 8 al tiro creato anche una situazione quasi eh, positiva, abbiamo preso 47 rimbalzi in una partita così è logico che abbiamo avuto delle deficienze soprattutto nella parte finale era una prova di maturità che probabilmente per tante motivazioni non siamo riusciti a superare, questo non non ci preclude quella che è la nostra, il nostro percorso, nel senso che eh, oggi probabilmente potevamo continuare ad essere quanto più possibile competitivi. Ora dobbiamo velocemente recuperare le forze e, e soprattutto sperare che il, il brutto infortunio che ha subito Cazzevicius da una situazione di gioco secondo me un po' troppo permissiva da parte dell'arbitraggio eh, speriamo che non sia come lo stiamo vedendo in questo momento. La realtà è che Cazzevicius è sotto l'aspetto tecnico il nostro leader perché riesce a giocare in più ruoli e soprattutto non ha eh, timore di prendersi delle responsabilità. Abbiamo perso un riferimento, questo senza ombra di dubbio, proprio perché era arrivato ad un livello tale di rendimento sotto tutti gli aspetti molto positivo. Logico che poi dopo loro hanno fatto qualche canestro su qualche altra nostra fesseria, ma fondamentalmente se tu nelle ultime 10 azioni non fai un canestro vai in difficoltà. Però voglio dire, questo ci servirà soprattutto per quello che arriverà successivamente, perché non ci dobbiamo dimenticare questo è un campionato particolarissimo, ci aspettiamo che Francavilla sia così aggressiva sugli altri campi e soprattutto che glielo facciano fare, eh, ma noi dobbiamo continuare a giocare per quello che a noi serve, continuando per quelli che sono i nostri percorsi. Quindi non, Vincere sarebbe stato bello e probabilmente avremmo coronato un momento molto importante, non ce l'abbiamo fatta, non siamo giustificabili sotto l'aspetto tecnico, forse sotto l'aspetto dell'atteggiamento un po' sì, però dobbiamo essere quanto più possibile maturi sotto questo aspetto perché le partite d'ora in poi saranno sempre così e mi aspetto una, una bellissima, un'immediata reazione da parte di tutti proprio perché per, non, non può una squadra fare 56 punti in 20 minuti e poi dopo alla fine non riuscire a segnare, quindi dobbiamo lavorare su quelli che possono essere i nostri limiti ma migliorare soprattutto quelle che sono le nostre potenzialità e di potenzialità in questo momento se siamo tutti sani o studi ne ha tante.